Oggi continuiamo i nostri seminari dedicati al tema dell'acqua. Abbiamo il piacere di avere come ospite il professor Francesco Vallerani, che insegna geografia al Dipartimento di Economia dell'Università di Venezia. Volevo ricordarvi, scusatemi, che siccome stiamo registrando, sappiate che il vostro video rimane nella registrazione, quindi se preferite non essere visti dovete disattivare la camera. Scusate questa situazione. Mi dicevo, il nostro ospite di oggi è il professor Francesco Vallerani, che si occupa di geografia umana, di geografia culturale e anche in particolare di sviluppo sostenibile. I suoi interessi di ricerca sono amplissimi, ha diretto moltissimi progetti, in particolare lavora sulla protezione dell'ambiente e turismo sostenibile nelle aree umide dell'Italia, ovviamente con uno sguardo privilegiato a Venezia, alle lagune che la circondano. Ha studiato i fiumi, i laghi, le vie d'acqua, soprattutto si è occupato di paesaggi antropici come esito di processi geostorici. Ha anche un interesse per la cartografia storica, per le fonti archivistiche e molti dei suoi progetti l'hanno portato non solo a lavorare in Italia settentrionale in particolare, ma anche poi in realtà geografiche lontane, anche se magari non del tutto diverse, come l'America Latina, dove di nuovo ha lavorato appunto sull'acqua anche nei contesti delle economie alternative. Poi, come potete vedere dalla diapositiva iniziale della sua presentazione, è stato insignito quest'anno di un riconoscimento molto prestigioso perché l'UNESCO ha attribuito a lui, all'Università di Venezia, ma lui ne è titolare, una cattedra UNESCO, che è proprio dedicata al tema di cui lui ci parlerà, cioè l'acqua, il patrimonio e lo sviluppo sostenibile. Voglio dire due parole giusto su cosa sono le cattedre UNESCO, perché forse non tutti lo sanno. Sono appunto delle cattedre universitarie che l'UNESCO promuove dal 1992, sono quasi 800, in 116 paesi del mondo e coinvolgono oltre 700 istituzioni. La finalità di queste cattedre sono fornire informazioni ai decisori politici, realizzare nuove iniziative didattiche e formative, generare innovazione attraverso la ricerca e soprattutto valorizzare le diversità culturali nell'ambito dei programmi universitari. E, come potete immaginare, il riconoscimento di una cattedra UNESCO a Ca' Foscari, la prima, è stato particolarmente gradito e arriva proprio come un premio dell'attività della rete di ricerca dei geografi Ca' Foscarini che coordina Francesco Vallerani. Questa cattedra crea ovviamente delle sinergie con la rete mondiale UNESCO, dei musei dell'acqua, in sostanza penso con le istituzioni di cui potete vedere i loghi proprio nella diapositiva d'inizio. Quindi le finalità della cattedra sono molte, ovviamente rafforzare le attività educative incentrate su un uso più sostenibile dell'acqua, ma poi promuovere attività formative interdisciplinari all'interno delle quali direi che rientra proprio il seminario di oggi. Quindi è con particolare piacere che noi gli diamo la parola perché ci parlerà di un tema che è sia quello che ha ricevuto appunto un riconoscimento così prestigioso che ha fatto piacere insomma, a tutti i membri di Ca' Foscari, ma è anche proprio il tema che noi abbiamo voluto sviluppare in questa serie, in questo ciclo di seminari che diciamo ci ha visti incontrarci in circostanze diverse che cambiano, ma che comunque vedono sempre una bella partecipazione in questi mesi di lockdown, anche se l'acqua finalmente abbiamo cominciato un pochino a rivederla. Allora cedo la parola volentieri a Francesco, come scrive anche Barbara nella chat, siccome stiamo registrando, vi ricordiamo di spegnere sicuramente i microfoni e poi se volete appunto spegnere anche la camera, altrimenti la vostra registrazione entra nel video. E naturalmente poi ci sarà ampio spazio per le domande dopo la presentazione di Francesco Vallerani, a cui cedo la parola. Sì, grazie, ti ringrazio molto per questa esauriente presentazione. Sono molto contento di fare parte, di entrare in questa famiglia
a distanza che è stata deciso di attivare sulla tema dell'acqua, quindi questo è mi incoraggia veramente a proseguire in questo sforzo culturale, ma anche di coinvolgimento. Ecco, volevo iniziare, sì, qui è già stato detto, i vari logo che sono stati inclusi, magari man mano ne parleremo. Notate due indicazioni di istituzioni olandesi. Questo non è un caso, è il fatto che l'Olanda ci ha aiutato moltissimo, alcuni colleghi dell'Università di Leida e di Hertogenbosch ci hanno aiutato a portare avanti passo dopo passo l'acquisizione di questa cattedra. Ecco, io organizzo un po' la mia comunicazione con quattro passi, quattro steps, che sono partire proprio perché c'è stato questo interesse sull'acqua. E anche da parte vostra, da parte di colleghi che conosco da poco, tutto sommato, ascoltando queste conferenze, queste relazioni, il primo concetto che volevo così sottolineare è quello di idrofilia, il rapporto tra idrofilia e spazio vissuto. Metto il 1979, comincia così, circa da quest'epoca in cui in Veneto si prende la coscienza dell'importanza dell'acqua come elemento culturale del paesaggio veneto, ed è una delle prime regioni che affrontano questo tipo di analisi multidisciplinare, in particolare partita dai geografi, dai architetti, pianificatori. Ed è man mano si è sviluppata considerando tutta la enorme possibilità di analisi basato proprio su questa passione innata per l'acqua che vedremo, tratterò in breve di che si tratta. Il secondo momento, il secondo passaggio è quando abbiamo ottenuto come posso dire, una concorrenza piuttosto agguerrita, un finanziamento per un progetto europeo sui beni culturali che l'abbiamo improntato proprio sul tema dell'acqua e in particolare dei piccoli fiumi. Quindi EWater, European Waterways Heritage, quindi è un acronimo che racconta questa nostra attività e appunto anche questa è uno dei tasselli base che hanno consentito poi ad arrivare al progetto Water Museums che è iniziato nel 2017, quindi poco dopo la fine di EWater. È un progetto ancora in corso, il quale è stato un po' il trampolino di lancio per poi avviare la procedura di assegnazione della cattedra UNESCO a Ca' Foscari, che dal 2020 avrei dovuto scrivere 2024 perché dura 4 anni, poi c'è un rinnovo. In ogni caso si tratta di un'iniziativa molto dinamica che va implementata con l'attività che è prevista, come un po' è stato accennato prima. Allora, per vedere l'idrofilia, il punto primo, l'idrofilia si colloca all'interno di un crescente interesse di tematiche idrauliche che, come ho detto prima, è interdisciplinare, quindi le più consuete sono quelle legate all'ingegneria idraulica, all'urbanistica, alla scienza agraria, all'idrobiologia. Ma c'è anche l'aspetto delle scienze umane. Quindi, inizio anni 80, l'Accademia italiana, soprattutto nel settore, nel lato delle scienze umane, ha iniziato a elaborare progetti di ricerca, partendo proprio da ambiti locali in cui sono collocate le singole istituzioni accademiche, in cui come detto prima, coinvolta la geografia umana, l'antropologia, la sociologia, ma anche, questo è molto interessante, la letteratura e la storia dell'arte. Vi farò vedere a breve in che senso anche letteratura e storia dell'arte. In realtà negli anni 80, 90, primi anni 2000, era piuttosto episodico occuparsi di queste tematiche. In seguito c'è stata una vera e propria esplosione di interessi, di collaborazioni interdisciplinari sui temi appunto squisitamente di humanities, cioè la letteratura, la storia dell'arte, ma anche la musica, la fotografia, il cinema. Ecco, un punto di partenza teorico che vorrei così farvi presente è il ruolo recente che sta avendo la geografia emotional geography, la geografia emozionale, con tutta una serie di
convegni internazionali, a partire da quello del 2013 di Groningen, in Olanda, dove sono state poste le basi per un intervento, stabilire proprio l'approccio teorico, i paradigmi a cui far riferimento. Ed è un convegno in cui, mi è piaciuto notarlo, non hanno partecipato solo geografi, ma appunto anche storici della letteratura, storici dell'arte, storici in senso lato, dal Medioevo, archeologi, storici contemporaneisti, in cui si cercava di rivedere un po' un'idea di autoetnografia, cioè di coinvolgimento dello studioso, per capire proprio il sistema di percezioni che lo legano emotivamente, anche dal punto di vista del vissuto, del proprio individuale vissuto, al tema dell'acqua. Questo è un saggio recente in cui si parla proprio della idrofilia, che quindi il concetto di blue space è importantissimo in urbanistica, in tutti i paesi anglosassoni, ma anche in paesi in cui si cerca di rivalutare i cosiddetti waterfronts, cioè gli affacci fluviali che sono all'interno dei centri urbani, e quindi c'è questo recupero dell'acqua urbana anche dal punto di vista della salute e del benessere, benessere soprattutto psicologico. Ecco, è importante tener conto la forte sinergia che la geografia emozionale ha con la psicologia ambientale. Quindi noi frequentemente ci confrontiamo con i psicologi ambientali. Ecco, cos'è l'idrofilia? L'idrofilia, in breve, se voi volete trovare qualche referenza bibliografica, nella mia pagina di Ateneo, nella sezione di pubblicazioni, vi sono due saggi scaricabili, perché li ho messi in open access, quindi sono assolutamente scaricabili i PDF, in cui proprio faccio una rassegna, anche aggiornata, dello stato dell'arte dell'idrofilia, rapportato proprio in un'ottica, se possiamo dire, ripetere, anzi, interdisciplinare. Quindi è un processo inconscio che ogni essere umano prova nei confronti dell'ambiente acquatico, attraverso una mediazione sensoriale. Quindi è evidente che gli antropologi che parlano di embodiment, cioè che parlano di coinvolgimento emotivo ma anche sensoriale, è uno degli elementi che ci aiutano moltissimo a capire di che si tratta quando affrontiamo il tema di idrofilia. In genere, gli etologi, mi viene in mente la parola biofilia, Edward Wilson, che ha coniato per la prima volta il termine biofilia, questa passione, amore ancestrale per tutto ciò che ha a che fare con la vita, quindi partendo dall'età pre-infantile, quindi abbiamo proprio queste segmentazioni dell'età degli esseri umani che hanno delle diverse percezioni a proposito proprio degli elementi naturali, sia esso idrosfera, biosfera, ma anche litosfera. Potremmo parlare di una litofilia, una passione per la roccia, il tatto anche tattile. Ci sono non vedenti che riescono a distinguere al tatto un granito da un porfido o da un calcare. Quindi vuol dire che effettivamente esiste questa sensorialità. Quindi questo è il circolo che in qualche modo ci riporta al concetto di idrofilia ed è l'elemento ancestrale della nostra specie. Allora, la bibliografia è vastissima, io qua vi accenno solo i capisaldi, per esempio questo lavoro di Thomas Herzog, che è il lavoro molto citato, in cui affronta proprio in una prospettiva evoluzionista il tema di questa innata preferenza. È una preferenza che garantisce dei vantaggi nella sopravvivenza, quindi voi dovete immaginare l'acqua potabile, l'acqua dolce, in pratica si tratta di acqua dolce, il fresh water, che è quella che è più riconducibile agli studi sulle preferenze dei waterscapes, di questi paesaggi d'acqua, che sono sia paesaggi naturali che paesaggi culturali. Quindi è importantissimo aver chiara anche la distinzione.
e che nel mondo occidentale sono strettamente connessi. Il caso di Venezia è emblematico, le città olandesi, cioè anche, avete cioè una base geomorfologica, che è il corpo idrico, che viene trasformato nei secoli attraverso delle abilità che sono riscontrabili anche nelle popolazioni, diciamo, meno evolute, quindi è possibile fare una ricerca del genere. Applicarla in gli aborigeni australiani, per dirne una, o gli Indios del Rio Mamoré nell'Amazzonia boliviana, in cui abbiamo proprio delle preferenze e lo vedete soprattutto nelle immagini dei giochi d'acqua dei bambini, oppure loro che riescono a costruire dei giochi, costruiscono dei piccoli natanti che riescono a far galleggiare ed è una sorta di apprendistato piuttosto importante per capire l'aspetto evoluzionista dell'idrofilia. Altri saggi invece applicabili a un altro aspetto è del blue space, cioè il potere rasserenante dei paesaggi d'acqua. Infatti, il concetto di restorativeness, che è questa capacità di migliorare la qualità psicologica esistenziale di un ambiente acquatico, per esempio in un contesto urbano. Ecco, un caso emblematico, vi faccio un esempio molto prossimo a Venezia, il caso di Padova. Padova, quando è stato interrati i Navigli, l'attuale Riviera dei Ponti Romani, ma anche Mestre, noi abbiamo cancellato, abbiamo creato un trauma percettivo negli abitanti facendo scomparire un corpo idrico. Un corpo idrico al di là del valore geostorico di Heritage, che sono canali di importanza medievale. Sono elementi che adesso non si farebbe più questo intervento, anzi si cerca di rivalutare, di migliorare qualunque waterfront urbano, in qualunque contesto, anche del più piccolo villaggio del basso Cremonese o dello Yorkshire. Cioè la presenza dell'acqua è fondamentale e viene classificato come blue space, cioè qualcosa che ha a che fare con, lo vedete, environmental psychology, cioè qualcosa che coinvolge la percezione dell'abitare, di chi abita, e soprattutto è uno strumento di identificazione dell'io in un contesto condiviso, e cioè il paesaggio d'acqua. Soprattutto se poi ci aggiungiamo, nel caso di Vicenza, che vedremo dopo, i palazzi di età palladiana, la Riviera del Brenta, cioè c'è tutto questo elemento di addomesticazione culturale che produce dei patrimoni ambientali, storico, artistici, culturali di enorme importanza. Vorrei dire, non c'è solo la Villa Palladiana, il Castello della Loira, ma ci sono anche i casoni della Laguna di Caorle, per dire, quindi anche dimore di una semplicità e di una povertà, strutturale piuttosto, notevole, insomma. Ecco, un altro elemento che è stato provato con le analisi di psicologia sperimentale applicata, quindi con somministrazione di questionari, l'effetto rasserenante di paesaggi d'acqua belli. È possibile fare una graduatoria di bellezza e paesaggio? Fluviale? Sicuramente sì, come lo si fa dei paesaggi di montagna, di qualunque paesaggio, in base appunto alla psicologia sperimentale è possibile elaborare delle categorie estetiche e una valutazione, che viene espressa appunto da chi viene anche attraverso la somministrazione di slides, è possibile ricavare delle informazioni utili per avvalorare il concetto di idrofilia. Queste sono due immagini che sono state molto apprezzate in un campione di abitanti. Qui siamo, non è l'Amazzonia, non è l'Ecuador, ma siamo nel cuore della città diffusa veneta, è il fiume Tergola, le risorgive del Tergola tra Cittadella e Castelfranco. Dunque, 300 metri oltre questa siepe, abbiamo zone artigianali. Ecco, questo è un chiaro esempio di idrofilia, cioè come un elemento preservato possa migliorare la percezione degli abitanti, che poi vi si riversano. Questo è evidente, come si vede, si nota nelle destinazioni turistiche o anche della ricreazione quotidiana. Veniamo al secondo aspetto. Il secondo aspetto che ha portato alla istituzione della Carta dell'UNESCO è il progetto EWater, che è un progetto che è partito nel 2015. È un progetto di
che abbiamo elaborato insieme a Riberto Ulisse, che fra l'altro è uno dei responsabili, è il responsabile della rete del Water Museums, e soprattutto senza il suo aiuto non sarebbe stato possibile accedere alla carta dell'UNESCO. Quindi con Riberto, che è il direttore del Centro Internazionale Civiltà dell'Acqua, che all'interno di questo progetto era un partner associato, quindi ha giocato un ruolo tutt'altro che secondario in questo coinvolgimento dell'Accademia degli Atenei con vari operatori legati all'attività di conoscenza, inventariazione. Nel caso inglese abbiamo il Canal River Trust. Nel caso catalano abbiamo il Rio Ter, un'associazione che si basa sul Rio Ter, Water e Creazie a Leiden, e qui il Centro Civiltà dell'Acqua, ma anche il Museo della Navigazione di Battaglia Terme. Quindi è stato proprio un bel gruppo di lavoro in cui si è cercato di valorizzare la storia dei paesaggi europei, focalizzando sui fiumi minori. Cioè, è ben noto lo studio dei grandi corpi idrici, soprattutto quelli transnazionali, mi viene in mente il Rodano, il Reno, il Danubio, ma c'è tutta una rete minore che fanno parte della filigrana autentica del paesaggio europeo, che sono i fiumi, quindi corpi idrici naturali, ma soprattutto i canali. Cioè, tutta la rete di canali artificiali, sia con valenze multifunzionali, sia per la navigazione, quindi pensate solo ai canali inglesi, la famosa Canal Mania che dalla fine del XVIII secolo ha creato quei 2000 e passa miglia di chilometri di canali artificiali che sono stati l'articolazione portante di tutta la rivoluzione industriale per portare carbone dalle Midlands in giro soprattutto in destinazione dei porti. Ecco, poi ci sono un altro aspetto del progetto è valorizzare questa sfida che c'è tra l'efficienza territoriale. Un territorio è efficiente quando la rete idraulica è efficiente, quando è in grado di assolvere i servizi ecosistemici, quindi non solo quello di supporto, di regolazione, eccetera, ma anche quelli culturali. E dopo noi abbiamo focalizzato sull'ecoturismo e quindi la ricreazione all'aperto, in quanto tutto questo produce posti di lavoro, produce miglioramento della qualità della vita, dunque quella restorativeness di cui abbiamo parlato prima, che è la caratteristica dei Blue Spaces. Ecco, i punti focali del progetto e-Water: conoscenza, comprensione, digitalizzazione. Perché è un po' la parte che è piaciuta molto ai valutatori del nostro progetto, è stato il fatto che tutta la nostra, come posso dire, inventariazione di questi beni culturali rinvenibili lungo i fiumi e i canali storici è stata digitalizzata, messa a disposizione attraverso la costruzione di applicazioni apposite che hanno avuto poi una loro, sono state scaricate, eccetera. Noi abbiamo anche verificato la disseminazione, che è l'aspetto più importante, soprattutto per costruire coscienza del senso dei luoghi. Noi l'abbiamo chiamato un senso del luogo acquatico, cioè una ricostruzione di un riavvicinamento di popolazioni urbane che hanno visto l'acqua come qualcosa di negativo. Pensate all'epoca dei fiumi e i canali cittadini quando erano inquinati. Tornando a Padova, è stato possibile tombinare il canale perché era stato impoverito d'acqua. Non so se artatamente, probabilmente sì, per renderlo maleodorante, per renderlo un deposito di zanzare, quindi creando una percezione negativa nei confronti del corso d'acqua. Capite com'è? È importante lavorare sulle percezioni. E poi c'è tutto il patrimonio culturale legato ai paesaggi d'acqua veri e propri. I partners sono partners sia dell'Europa mediterranea, quindi noi veneziani di Ca' Foscari, l'Università di Girona, Brighton, che però ha lavorato su Manchester, e Leiden e Amsterdam, che hanno lavorato sulla loro rete di canali dell'Isselmeer. Quindi è stata una proficua interazione tra i vari attori. Ecco, qua sotto vedete i loghi dei vari partners. Noi, ecco, mi ero dimenticato di menzionare i consorzi di bonifica. Sono fondamentali i consorzi di bonifica, soprattutto nei loro recenti statuti,
sono istituzioni che non pensano più solo a bonificare, cioè allontanare l'acqua, ma si sono assunti dei compiti culturali straordinari, quelli cioè di collaborare con la coscienza del luogo, soprattutto la coscienza acquatica. Ecco, questo Canal River Trust, che ha sostituito la British Waterways Association, che è quella che gestisce tutti i canali inglesi, ma gestisce anche, questo è molto interessante, i recovery groups, che sono dei gruppi di volontari che si trovano sabato e domenica, ce ne sono a decine, ma centinaia non vorrei esagerare, ma sicuramente a decina, lungo tutti, buona parte dei principali tracciati di canali artificiali, in cui si restaura la vecchia conca, si cerca di mettere in funzione l'antico magazzino, si restaurano le narrow boats, queste barche che vengono utilizzate una volta per il trasporto del carbone. Insomma, c'è tutta un'iniziativa basata sul volontariato. La Canal River Trust è una charity, quindi accoglie anche dei finanziamenti, delle donazioni, per cui c'è un coinvolgimento che è veramente straordinario. Vi basti sapere che in UK abbiamo circa 5 milioni di utenti annui, quindi con una spesa pro capite media di circa 100 sterline all'anno, quindi il giro d'affari è enorme. Voi potete immaginare dunque che un elemento tutt'altro che trascurabile, economico, che è partito da un recupero di un bene che era, i canali inglesi erano decaduti, pesantemente decaduti fino alla metà degli anni 70. Quindi c'è stato un movimento culturale dovuto a dei eroi, local heroes, loro li chiamano, che sono dei grandi appassionati che hanno raccolto documenti, hanno cominciato a raccogliere vecchie foto, hanno rotto le scatole alle amministrazioni, alle contee, eccetera. Per cui il processo si è avviato. Bisogna crederci all'inizio. Ecco qua il concetto di sense of place, senso del luogo. Quindi noi cerchiamo anche, abbiamo cercato di tenere in mente una parola chiave che è affective, cioè provare dell'affetto. Ecco la geografia emozionale. Quindi place attachment, che è un affetto al luogo, cioè vuol dire tu ami il tuo luogo se lo conosci. Quindi è importante far conoscere, diffondere competenze anche alle cosiddette citizen science, cioè far coinvolgere i residenti, che sono loro stessi i protagonisti e che loro possono collaborare. Quindi il progetto ha avuto delle sinergie veramente sorprendenti, perché siamo stati un po' l'interfaccia tra i consorzi di bonifica e le popolazioni rivierasche, tra i comuni e le associazioni spontanee di cittadini preoccupati per il loro ambiente, ma anche desiderosi di poter praticare la voga alla veneta. Ecco, in questa immagine il canale Battaglia, questa è la rocca di Monselice, questa è una via alzaia che una volta usavano per trainare i burci, adesso diventa un luogo di frequentatissimo. Dunque, non è turismo, ovviamente, questo è benessere delle popolazioni riverasche, che poi non sono solo i riveraschi, ma anche chi viene dai centri urbani in cerca di, appunto, di provare queste esperienze. Ecco, un altro aspetto, i piccoli fiumi, che è un tema a me caro da 40 anni, se posso dire, è un tema che ci porta anche a discutere sui beni comuni. Quindi i piccoli fiumi sono dei patrimoni di biodiversità, sono dei corridoi ecologici in cui puoi discutere veramente, per esempio in un caso come il Veneto, che è la città diffusa, ben nota tristemente ai noi, per i famosi capannoni, l'inquinamento, eccetera, per un recupero di questo enorme patrimonio, che rammento è il paesaggio palladiano. Quindi ben noto nel pianeta per queste sue caratteristiche. Io dico che è l'entroterra di Venezia, con delle città-stato che erano autonome fino al 1405, pensate a Verona, pensate a Padova, Vicenza, Treviso, eccetera, quindi un patrimonio culturale immenso. Abbiamo la maggior concentrazione al mondo di città murate, questo la dice lunga. Quindi le vie d'acqua erano un po' le ultime, quelle che non erano ancora state considerate. E quindi la mia definizione era quella di individuarle come delle Atlantidi. Il mito di Atlantide, che tutti ne parlano, nessuno sa che esista,
Ecco, tutte queste vie d'acqua sono un po' delle piccole Atlantidi che meritano di essere in qualche modo recuperate. Quindi il lavoro che abbiamo svolto è stato anche quello di raccogliere storie d'acqua. E qui ci avviciniamo molto agli antropologi, agli etnografi. Vi faccio un esempio fra i mille che potrei menzionare. Questa è una incisione del 1842 di Marco Moro, che è un dettaglio del passo di Quero. Quero è sul Piave, in provincia di Belluno, mancava il ponte con la sponda opposta e c'era questo passo barca, che è una barca molto particolare dal punto di vista proprio strutturale. Ha una poppa molto larga perché doveva passare il fiume Piave, che in quel punto ha le rapide, basso corso, quindi vedete l'uomo che punta la pertica, quindi è un'immagine, è una barca antica. Io l'ho cercata per anni, per decenni, finché un giorno, andando a Cima Dolmo, guardate un attimo, confrontate, trovo questo signore che ahimè non c'è più, ho fatto in tempo di registrarne qualche frase, qualche storia l'ho recuperata, che ha lo stesso manufatto, anche se è in lamiera. Però vedete la stessa propulsione, siamo sul Piave, un po' più a valle. Però è uno degli elementi fondamentali per farvi capire l'importanza delle storie d'acqua. Altre storie d'acqua che ho raccolto qui sono sul Meolo, grazie a un'associazione diretta a un centro studi che c'è a Meolo, dove hanno fatto una campagna di raccolta di tutte le foto presenti nei cassetti, famosi cassetti di famiglia che non apri più, foto d'acqua. E mi è emersa questa, l'ho tenuta perché è molto simpatica. È un saltafossi, questa è una barca antica tipica dei nostri fiumi di risorgiva, che ha una cantieristica specifica. Questa veniva costruita, pensate un po', dai contadini o da chi sapeva costruire le botti, cioè una sapienza di falegnameria diffusa nel territorio di cui noi abbiamo perso quasi tutto. Questo è un guardiapesca e questo è il bracconiere, quindi vedete una strana, come dire, complicità. Altri elementi che sono partiti dal progetto di Hey Water è stata la didattica e quindi ci siamo rapportati con questa associazione Paesaggi di Risorgiva che dispongono di questi gommoni per portare studenti o altri che volessero provare l'emozione di navigare. Questo è il fiume Muson. Sfido chiunque a raccontarmi, a dirmi dov'è il Muson, ma anche il Bandura, eccolo qua, scusate, questo è il Bandura, questi sono i miei studenti del corso di storia dell'esplorazione e i viaggi, che li ho cimentati in un'esplorazione, ecco il famoso esotismo quotidiano, e quindi riscoprire i luoghi. Ovviamente nel corso io parlavo di Caboto, però anche Caboto probabilmente, quando ha risalito il rio Paranà fino al rio Pilcomayo, ha avuto dei rami fluviali molto piccoli, ovviamente ha cambiato imbarcazione, ha lasciato la nave oceanica e si è imbarcato, è ben documentato il suo utilizzo di barche minori, barche anche locali, eccetera, quindi molto interessante. Qui vedete, questa è una didattica che adesso non si può più fare perché non ci sono le distanze, però abbiamo fatto un'esperienza l'anno scorso c'è una scuola dell'Università di Gainesville, che è in Florida, che hanno un seminario residenziale a Vicenza. Abbiamo portato gli studenti di Gainesville a bordo del Pack Raft, che è una barca singola. Quindi qua ci sono il distanziamento. Io mi ripropongo per il prossimo anno accademico, anche in epoca di Covid, di portare in giro gli studenti distanziati. Questa è un'esplorazione, la prima esplorazione credo che abbiano fatto questi studenti, inaspettata, ma anche per molti italiani, anche per molti vicentini, qui siamo a Vicenza, dove vedete la navigazione interna del canale del Retrone, che è un fiume di origine risorgiva, e siamo riusciti, partendo a monte, poco a monte, 4-5 km, siamo sbarcati all'antico porto medievale e rinascimentale di Vicenza. Questo per dirvi del progetto Water, le sinergie che sono nate. Altro elemento che nel progetto ho cercato di valorizzare è il rapporto tra pittura e fiumi, e quindi gli olandesi di Leiden erano molto interessati all'arte fiamminga, come l'arte fiamminga traduce e riporta
i meccanismi psicologici dei pittori, come loro hanno raffigurato il loro paesaggio, ed emerge un elemento legato all'idrofilia che in qualche modo si può accostare alle stesse percezioni dei pittori di paesaggi, di capricci paesaggistici, diciamo nella Riviera del Brenta, e cioè è una. Sono dei temi iconici che rappresentano il piacere dell'acqua, le delizie della Brenta, ben note. Quindi la delizia della Brenta era il luogo della villeggiatura dei nobili veneziani, ma anche dei nobili padovani e trevigiani. Un altro aspetto che merita di essere evidenziato e che mi ha dato molto conforto la prima delle conferenze di Pietro Modeo, e cioè il rapporto tra ingegneria e fiumi. Ecco, questo è un connubio ben noto tra l'ingegnere olandese Cornelius Meyer e il giovane Van Zittel, che era un giovane pittore che in quegli anni, siamo verso la fine del Seicento, aveva fatto il suo Grand Tour a Venezia e poi attraverso varie conoscenze è diventato il disegnatore ufficiale di Cornelius Meyer, che era stato incaricato dal Papa per rilevare tutti i manufatti del Tevere da Perugia a Roma. Quindi sono partiti a cavallo fino a Perugia e poi sono scesi giù, fino alla Sabina, fino a Roma, riportando tutti i manufatti. Quindi è molto interessante poi come Van Zittel abbia sviluppato questo suo apprendistato ingegneristico, producendo le sue famose immagini della vita quotidiana romana, stranote, dove vedete anche qua l'aspetto ludico. Qui c'è il bagno, ecco il nuoto, l'elemento fondamentale. Uno degli studi più affascinanti è lo studio del rapporto di embodiment, cioè il tuffo, il nuoto, dal famoso affresco di credo fosse a Paestum, del tuffatore, a altri elementi che ci fanno capire anche l'operosità, l'aspetto di spazio vissuto, e quindi la pittura ci aiuta moltissimo a capire questi elementi. Addirittura la pittura viene utilizzata come promozione turistica. Questo è il famoso Stour River, che nasce verso Ely, vicino a Cambridge, e va a sfociare nell'estuario di Londra, il famoso carro di fieno di John Constable. Questa è come è attualmente, ma soprattutto volevo farvi vedere come è stato costruito un progetto e un processo di recupero del patrimonio culturale fluviale partendo proprio da John Constable. Io sto lavorando sulle varie guide che sono state scritte a partire dalla fine del Settecento. William Gilpin è uno dei più importanti autori inglesi che si occupano di fiumi ed ha scritto più o meno coevo a Wordsworth, un più o meno coevo a John Constable, e quindi vedete come Constable ha lavorato solo sullo Stour River. Quindi il suo fiumiciattolo di poco più di 35 miglia lo ha analizzato al meglio, producendo un'iconografia. È il fiume più fortunato al mondo, io credo. Cioè, ha avuto questo suo elogio, straordinario elogio, che è un po' come la Floss, il cosiddetto Mill on the Floss di l'altro autore, che adesso scusate la. Non mi rammento, però magari so che sono molti esperti di letteratura inglese. Ecco, il progetto alla fine ha prodotto una rete, ci ha dato l'opportunità di curare insieme a Francesco Visentin, che egli è partecipe di questa straordinaria iniziativa che è stato EWater, che un po' si mette sul filone di una bibliografia sempre più ricca, sempre più abbondante, che è una bibliografia legata soprattutto alla storia dei fiumi e a soprattutto il rapporto con la città, quindi acqua, città, sanificazione, acque potabili, soprattutto in un momento come questo in cui abbiamo la maggior percentuale di abitanti del pianeta che si sta concentrando su grandi città e il problema è l'acqua. L'acqua come anche elemento di mitigazione climatica. Pensate alle isole di calore all'interno dei fiumi. E poi c'è tutta la questione delle dighe, per non parlare delle siccità, quindi fiumi amazzonici in secca, sono delle cose pazzesche, cioè il cambio climatico, altro che Covid-19, le vere criticità sono quelle climatiche che ci attendono. Ed è in questo momento che abbiamo il
il museo, la Water Museums Network, che parte appunto con l'azione collettiva di Eriberto, quindi abbiamo elaborato, ognuna di queste comunità è in grado di raccontare il proprio territorio, punto di domanda, sì, e lo può fare attraverso i musei. Quindi il museo, non inteso come qualcosa di chiuso all'interno di un edificio, ma è un museo diffuso, cioè una realtà che racconta storie. In questo caso noi abbiamo avuto parecchie conferenze e mi focalizzo soprattutto su questa, quella di Hertogenbosch in Olanda, perché è stata quella che ci ha consentito di porre le basi per avere un riconoscimento da parte dell'UNESCO del ruolo di questa Global Network dei Musei dell'Acqua. Il sito è facilmente reperibile, basta che digitiate Water Museums, è possibile dunque vedere anche cosa si fa, quali sono le nuove adesioni. Il network in realtà questo non è aggiornato, ci sono molti più goccioline che potremmo inserire nel Burkina Faso, in Egitto, ce ne sono in Tunisia, ce ne sono in Serbia, ce n'è veramente, stiamo monitorando un grande insieme di queste iniziative locali, che sono persone che hanno anche molto generose, molto in grado di fare da tramite con le proprie popolazioni. Anche l'Iran ha partecipato, mi pare, a quasi tutte le relazioni, e soprattutto il Water Museums of China, che è quello forse più spettacolare. Avevamo previsto un incontro proprio, era stato fatto un incontro a Wuhan l'autunno scorso, proprio sui grandi fiumi, quindi il museo dei grandi fiumi. Quindi vedete qua si parla di grandi fiumi, non più di minor rivers, però è la rete che ci consente di lavorare. Questo invece è il nostro, che è un museo digitale, anch'esso verificabile accedendo al sito, in cui abbiamo caricato delle app. Qui è il capolavoro di Riberto Ulisse, secondo me ha fatto un lavoro enorme di promozione, anche avvalendosi di la collaborazione fattiva di alcuni enti di credito, le casse artigiane, scusate, le casse di risparmio, che hanno creduto moltissimo in questa iniziativa. Quindi ecco, il fundraising è un altro aspetto importante che non va trascurato. Ecco, le storie ce n'è un'infinità, voi potreste guardare, percorrere questo sito. E qui, scusate, credo di aver sbagliato in una. Comunque, la carta dell'UNESCO proviene da tutto ciò, perché la rete, l'International Hydrological Program, è quel programma dell'UNESCO che proprio nel 2018, a seguito del successo dell'iniziativa di Hertogenbosch, con varie peripezie di lobbying in senso positivo, grazie soprattutto all'International Hydrological Program con sede a Delft in Olanda, siamo riusciti a ottenere questo riconoscimento, che è un riconoscimento molto importante perché questo programma dell'UNESCO ha in qualche modo colto appieno l'importanza di tutta l'attività svolta dal Global Network dei Water Museums, soprattutto per quanto riguarda l'analisi delle risorse, la gestione e nella costruzione di sostenibilità, di condivisione dei problemi, cioè tutta una serie di diffusione educativa, soprattutto anche nei paesi non occidentali, dove il problema idrico è sempre più importante, e qui non sto a ripetere quante centinaia di milioni di persone non hanno accesso diretto all'acqua potabile, quindi già questo fa capire. Quindi, fortunatamente, questa risoluzione, la 23 numero 5, è stata definita Global Network Water Museums and UNESCO EHP in support of water sustainability, education, water awareness efforts. Quindi proprio questo sforzo di diffondere un concetto della sostenibilità idraulica attraverso la cultura. Quindi il museo è lo strumento per far capire agli utenti del museo tutte le tematiche legate all'acqua. Vi basti sapere che con Eriberto si parlava che tutti i musei della nostra rete, credo, stacchino 5 milioni, 5 milioni e mezzo di biglietti all'anno. Quindi vuol dire che riusciamo a raggiungere un numero enorme di
persone. Questo è piaciuto molto all'UNESCO, cioè il fatto che questa iniziativa sia stata in qualche modo è un potenziale diffusore di coscienza legata proprio al tema specifico dell'acqua. Quindi questa slide ripete un po' quello che è stato detto in precedenza da Calvelli, e cioè c'è anche questo UniTwin, quindi noi come chair siamo un programma culturale, quindi non è una cattedra che elargisce didattica non, come siamo abituati a pensare, ma è qualcosa in più che ha delle parole chiave fondamentali che sono la formazione, la ricerca, sostenibilità e collaborazione, soprattutto interdisciplinare tra varie competenze, ma anche internazionale con vari operatori. Ecco, la collaborazione tra gli Atenei, ma anche con le organizzazioni non governative, ma anche altri attori pubblici e privati. E quindi uno degli obiettivi della nostra cattedra sarà quella di creare dei corsi per disseminare le conoscenze. Quindi una ricerca olistica in senso generale, quindi sono cose che abbiamo già ripetuto, cercare di diffondere buone pratiche e quindi prendere buona anche la conoscenza tecnica indigena e tradizionale. Questo soprattutto vale nel contesto amazzonico. Contesto amazzonico che è amazzonico non solo, ma anche andino, sono tutti dei sistemi irrigui. Tra l'altro, le Ande, voi sapete che i ghiacciai andini sono ormai agli sgoccioli, proprio il termine tecnico, possiamo dirlo, plastico. E quindi immaginate una città come La Paz e i suoi 3 milioni e mezzo di abitanti circa che non hanno più il ghiacciaio che assicurava l'acqua. Il rio La Paz è un fiume morto, dopo pochi chilometri a valle della città è un fiume morto. Quindi son questioni veramente significative. Quindi i musei dell'acqua hanno questo ruolo che va applicato non solo in ambiente urbano, ma anche nello sviluppo rurale, e quindi è anche un sistema di valorizzare le acque locali, le competenze. Pensate solo, questo è un caso emblematico, la città di Granada, tutta la tradizione islamica della gestione dell'acqua. Cioè, è straordinario, il museo in Marocco, abbiamo dei collegamenti con musei del Marocco che si parla proprio anche di questa scarsità d'acqua, in cui si insegna anche un uso saggio, preveggente, previdente, il concetto della cisterna, cos'è una cisterna, eccetera. Quindi sono delle competenze che noi vorremmo diffondere, soprattutto invitando dei paesi, i cosiddetti low income countries, e promuovere dei nuovi modelli di gestione dell'acqua. Ecco, il ruolo delle summer schools, noi faremo delle winter school, webinars, adesso stiamo scoprendo che i costi potrebbero essere abbattuti promuovendo proprio queste connessioni da remoto. Ecco, un recentissimo, e per concludere, mi avvio alla conclusione, la cattedra UNESCO dell'Università di Santa Fe in Argentina, con cui ha preso i contatti nell'ultima visita che abbiamo fatto in occasione di un progetto Erasmus+, e questa loro hanno una cattedra UNESCO Acqua Educación, cioè proprio l'acqua e l'aspetto educativo, anch'essi hanno delle assi di attività, e quindi è importante ricerca e sviluppo e lavoro con le comunità. Capacità, sviluppo delle capacità, quindi ci siamo trovati subito in sintonia, anche perché a Santa Fe fa capo tutta una rete di cattedre UNESCO dell'America Latina e del Caribe, che più o meno cercano, ci sono anche cattedre decisamente più scientifiche, come questa sul rischio idrometeorologico, oppure la tecnologia e gestione sostenibile dell'acqua, però a noi interessa soprattutto questo fatto, e cioè curso a distanza para tomadores de decisión, cioè questa sorta di lavoro che si può fare, che noi faremo approfittando, prendendo già, ci stiamo alfabetizzando con l'attività da remoto per poter attivare questo tipo di sinergie con altri paesi. Ecco, volevo concludere proprio e salutarvi con questo, per farvi capire un po' l'epitome di tutto il mio lavoro. È un'escursione personale, il mio grande passione geografica è José Saramago,
E quindi una sorta di pellegrinaggio, era nel dicembre qualche anno fa, in cerca di questa sua casetta, e partivo, avevo in mano il libro Le piccole memorie, in cui José Saramago da piccino raccontava che andava a giocare dietro casa nel rio Almonda. Dietro casa c'è ancora il rio Almonda, eccolo qui, è un fiumiciattolo, uno dei minor rivers che avremmo potuto studiare, che va a sfociare nel Teju, nel Tago, e vedo in fondo una barca, quindi un piccolo fiume, una barca, ovvio, si corre, mi fiondo direttamente lì e trovo una barca tutt'altro che piccola. L'aveva intanto tirata a secco, è una tipica barca del Tago. Questo signore è un pescatore che pesca con le reti sul Tago. Questo è il suo furgoncino frigorifero. Quindi ho trovato, partendo dalle memorie di José Saramago, un caso emblematico di serendipity. E quindi un caso di come i fiumi inaspettatamente possano sempre riversare e dedicarci questo tipo di informazioni. Ecco, io mi fermo qui perché credo di aver abusato della vostra pazienza. Grazie Francesco, grazie di cuore. È stata una presentazione bellissima. Penso appunto di poterti ringraziare, di darti un applauso virtuale a nome di tutti. Grazie. Intanto ci ha fatto capire perfettamente come si sia arrivati all'istituzione della cattedra UNESCO. Poi ci hai anche proprio aiutati, o almeno a me, mi hai fatto capire la specificità di un lessico scientifico che magari tante volte avevo sentito citare, ma diciamo la cui piena valenza semantica, il cui significato non mi era proprio completamente chiaro, quindi mi hai molto chiarito le idee. Poi devo dirti che a livello personale, mi ha dato coscienza di processi emozionali che ho vissuto tante volte, ma ai quali non avevo mai saputo assegnare un nome, un'identità. Per dirti, io dopo 2 o 3 giorni che sono in una città di terra, ho sempre sentito la necessità impellente di andare a cercare un fiume, un lago, una pozzanghera, qualcosa. E mi sono anche sempre un po' vergognato di questo. Ho sempre pensato che magari fosse un'esigenza mia in quanto nato e cresciuto a Venezia. Invece ho capito che l'idrofilia è proprio, diciamo, una patologia condivisa, positiva, di cui non soffro, soltanto io forse. Dunque, ma sicuramente ci saranno tante domande, voglio vedere se per caso c'è qualcuno che si è già segnalato, comunque potete usare la chat come al solito, ritorno. Forse Donatella volevi parlare, volevi dire qualcosa? Fare una nota. Aspetta che però c'è un ritorno. Sì, allora ci sono Carlo Barbante che voleva fare una domanda e anche forse Donatella ha acceso il microfono, volevi parlare? Sì. Se è possibile, però abbiamo un eco terribile, almeno io ho un eco. Lorenzo, Ora me. Lorenzo, sono Elena. Credo che Donatella abbia accesi 2 profili su 2 diversi device perché vedo 2 Donatelle. Ah, è vero, è vero. E quello crea l'eco, quindi. Allora, scusate, niente, rinuncio. Ma prova forse a uscire e a rientrare, potrebbe essere un'idea. Forse Barbara ha l'autorizzazione per disattivare uno dei 2 microfoni, io non riesco. Ok, comunque mi sembra che intanto abbia spento il microfono perché non sento più il rumore. Allora, c'è Carlo che voleva fare una domanda, quindi passo subito la parola a lui. Grazie Lorenzo, sono Carlo Barbante, sono al Dipartimento di Scienze Ambientali. Francesco, bellissimo seminario, emozionante, grazie. Veramente un viaggio proprio, tant'è che l'anno prossimo avrai un nuovo studente al tuo corso di storia dell'esplorazione dei viaggi, già mi prenoto. E volevo dire, è bellissima questa idea della cattedra UNESCO sull'acqua. L'acqua ha molte sfaccettature e io mi occupo di acqua solida. L'acqua è una memoria, come hai detto, il ghiaccio sta letteralmente sparendo. Hai parlato del Nevado di Limania in Bolivia. Sono tutte cose che ci toccano molto. Ca' Foscari è impegnata in prima linea in un progetto formidabile sulla memoria dell'acqua che si chiama Ice Memory. Se
Se voi digitate icememory.it trovate questo progetto che ha proprio lo scopo di creare un museo dell'acqua solida, sostanzialmente, che è quella di avere una memoria per le generazioni future di questi formidabili archivi climatici e ambientali che sono i ghiacciai. Credo che questo, ne abbiamo già parlato con Francesco, debba essere veramente una cosa molto inclusiva in un museo dell'acqua. Questo progetto ha avuto un sujet de décision da parte dell'UNESCO un paio di anni fa, e quindi credo a tutto debba essere qualcosa che vada ad arricchire questa cattedra formidabile che è stata creata. Quindi la mia non era una domanda, ma un commento, e ci eravamo già detti con Francesco di sederci attorno a un tavolo per parlare di questo, ma lo faremo virtualmente o in presenza magari. Sì, grazie Carlo, magari, perché l'acqua solida è importantissima, se vuoi avere fiumi devi avere ghiaccio, quindi se no non riusciamo. Grazie, altre domande, ho visto che Rita Maria Bucciarelli avevi acceso il microfono, volevi parlare? Sì, sì, certo, innanzitutto mi complimento, perché io mi interessi, sente? Sì, benissimo. Mi interesso di comunicazione, di linguaggio online, di sentimenti, percezione. Non avevo mai studiato questo aspetto, eppure io sono stata a Venezia, sono stata e ci sono ancora a Venezia per tantissimi anni. Mi affascina l'aspetto percettivo. Pensate che io, mentre ascoltavo le parole del professore, mi emozionavo perché non riuscivo a captare i cognitivi, perché proprio questo aspetto semantico percettivo mi affascinava. Sarebbe interessante, saperne di più in questo senso, ecco. Sì, il tema è enorme, e quindi io avevo consigliato di dare un'occhiata a quei papers che ho scritto, che li trovi sulla mia pagina di Ca' Foscari nel 2019, e lì trovi tutto. Ho fatto una cosa un po' lo stato dell'arte, e trovi la bibliografia e anche qualcosa che ha a che fare con ricerche in corso, ricerche recenti. Quindi io credo che sia un altro elemento importante la psicologia ambientale, cioè trovare delle connessioni con i psicologi ambientali, dovrebbe rapportarsi con loro, cioè non è facile lo steccato disciplinare, però con garbo, ci vuole garbo reciproco, si riesce a scambiare la conoscenza, per esempio. Io credo che percezione... Mi sto collegando con molta fatica ai matematici e ai fisici per l'aspetto linguistico, per le validazioni olistiche. Tenterò, io sono testarda, quindi ci proverò. Grazie. Si è ricollegata Donatella e provo a darle la parola, che voleva fare un commento lei. Hai il microfono spento però adesso. Aspetta che ancora non ti sentiamo. Hai sempre l'iconcina del microfono barrato. Allora, siccome intanto c'era anche Marco Iamicelli che voleva fare una domanda, intanto provo a dare la parola a lui, poi vedi se riesci a risolvere come si accende. Sì, buonasera a tutti. Buonasera professor Vallerani. Io sono presidente di una piccolissima associazione culturale che si chiama Paese dell'Acqua. Ho sempre sentito parlare di lei da Valentina Anzoise, con la quale insomma ci frequentiamo da molto tempo per un sacco di motivi, soprattutto perché io organizzo da me nel centro sud un evento che si chiama Paese dell'Acqua, che il cui nome diciamo ha l'ambizione di evocare il senso di appartenenza, appunto, non di possesso. È una zona ricca d'acqua, la nostra, il Matese, ma appunto
vogliamo trasmettere possesso, no? Vogliamo tornare a parlare di civiltà dell'acqua, come fate voi, e appunto di appartenenza. Per una curiosa combinazione, in questi giorni ho avuto modo di sentire il professor Euriberto Eulissi, con il quale avremo addirittura una call domani, perché questo interessantissimo approccio, diciamo, multidisciplinare appunto del concetto di museo dell'acqua interessa moltissimo anche noi. Insomma, mi fermo qui perché appunto poi attraverso il nostro rapporto spero nascerà qualcosa di più importante. Ma voglio dire, io frequento molto l'Alto Vicentino perché siamo riusciti a in qualche modo replicare quell'evento anche lì, partendo dal comune di Sant'Orso e l'anno successivo facendo un evento che si è chiamato, si chiama ancora Acque Comuni, che ha coinvolto appunto 8 comuni dell'Alto Vicentino, compreso il capoluogo Vicenza, per cui ho avuto, diciamo, l'opportunità anche di muovere, mettere i piedi dentro le vostre acque, compreso, diciamo, il pack rafting, per esempio, e quindi sono molto molto contento di essere qui con voi oggi pomeriggio. Grazie. Marco, scusa, per caso sei di Sassinoro? Sì. Ah, ok. Allora abbiamo delle conoscenze in comune. Molte, credo di sì. Bene, bene. Mi fa piacere. Grazie del tuo intervento. Grazie a voi. Grazie. Allora, mi sembra che Donatella non ci sia di nuovo. Non so se ci fossero altre domande. Sì, c'era la mia. Sono Luciano Morbiato. Buonasera. Scusi, non l'avevo vista. Prego. Era... Sì, allora ci conosciamo bene con Francesco, avrò modo di complimentarmi non da remoto ma direttamente se, nei prossimi giorni forse, e invece volevo fargli una segnalazione a proposito di idrofilia letteraria. È una delle ultime poesie struggenti di Fernando Bandini che si chiama Behemoth e rievoca, forse non so se la conosci Francesco, rievoca una discesa in barca sul Retrone a Vicenza di 3 sventati ragazzi, come dice Bandini. E i ragazzi sventati sono, oltre a lui, Goffredo Parise e un altro che fa da prodiere, di cui non, lui non cita che il nome, Abramo, e dice che dopo aver rievocato questa avventura da ragazzi in cerca di un mostro delle acque che doveva essere sul Retrone, dice che poi il tempo passa e Abramo è il primo ad abbandonarli perché va a Brisbane in Australia e apre un cantiere per fabbricare le barche. E poi parla alla fine ovviamente anche di Goffredo, dice che ci ha lasciati troppo presto ed è andato in una casa su un altro fiume ed evidentemente è la casa di Breda di Piave. Volevo farti questa segnalazione perché è una poesia anche abbastanza lunga, non dico che sia un poemetto ma sono un centinaio di versi. E c'è veramente questo senso dell'acqua, della scoperta, dell'avventura e poi del ricordo, insomma, che direi che potresti aggiungerla al tuo rosario di casi letterari. Ci vediamo. Grazie a voi tutti. Grazie Luciano, stupenda citazione, grazie. Grazie mille. Allora... Barbara ci scrive che Donatella sta provando a ricollegarsi. Mi ha scritto un altro messaggio che non può più ricollegarsi, quindi ci rinuncia con piacere magari. Sì. Vabbè, ci saranno altre occasioni. Sì. Io volevo chiederti una cosa, se posso. Cioè, quando insomma, ci hai portato in questo viaggio, che è stato anche per me molto emozionante, mi ha fatto venire un po' alla mente le descrizioni
anche più antiche, tu sai che io sono un antichista, uno storico di Roma antica, che forniscono i geografi come Strabone, anche proprio del paesaggio che ci circonda. Strabone descrive nel dettaglio proprio la rete fluviale veneta e la paragona a quella del delta del Nilo, la definisce un paesaggio meraviglioso, frutto di un equilibrio fra uomo e natura, incredibilmente salubre, nonostante diciamo la sua apparenza acquitrinosa. E poi sono tanti gli autori, da Servio che definisce la Venezia fluminibus abundans, a Plinio il Vecchio e ad altri, no? E mi sembra di aver capito che nei tuoi progetti c'è spesso stata anche una componente appunto geostorica, o comunque uno sguardo alla prospettiva storica. Hai parlato delle storie d'acqua. Ti volevo chiedere se anche appunto nell'ambito della cattedra UNESCO ci sia prevista una collaborazione con gli storici. Si presterebbe molto bene anche proprio lo storytelling, no? Di cui ormai si sta parlando molto. Certo, uno degli obiettivi della cattedra UNESCO, che è a Ca' Foscari, non è una cattedra dei geografi né del Dipartimento di Geografia. È la cattedra dell'Ateneo, quindi è aperta a tutte le competenze, soprattutto quelle che a me sono più estranee, tipo l'archeologia o gli studi classici. Io ho utilizzato moltissimo invece Tito Livio quando racconta l'episodio di Cleonimo, perché facilmente potremmo fare una rievocazione con questi fluviati. È una cosa straordinaria, quindi la storia antica può dirci tantissimo. Uno degli elementi di idrofilia, non ricordo bene, ma Orazio, quando racconta un suo viaggio in barca nel Sinus Adriatico, nell'Alto Adriatico, racconta è l'unico mare al mondo, da lui conosciuto, che nel giro di mezz'ora di vento crea delle onde battenti, che è la bora quando hai il boreale, il vento di Borea, che essendo basso il fondale è una navigazione difficilissima, tant'è che i romani hanno elaborato le cave, cioè questa navigazione interna, che è quella che adesso si chiama litoranea veneta, che sono tutte le vie d'acqua, quei porti fluviali che vanno dal Altinum, Concordia, piuttosto che Aquileia, la Natissa, quindi sistema di lagune e di fiumi di risorgiva, quindi fiumi non violenti come il Tagliamento, che è pericolosissimo, ma fiumi ciattoli tipo il Lemene, o il Sile, o la Natissa, che sono i fiumi che consentono di governare. E qui la tradizione classica potrebbe veramente raccontare tantissimi aspetti a noi utilissimi, o la Narenta, il mito delle Assirtidi. E quindi, ecco, noi studiamo come cattedra UNESCO anche le piccole isole. Per esempio il tema delle piccole isole, lo spopolamento delle piccole isole. Le isole dalmate, croate, mi viene in mente San Pietro dei Nembi, di cui mi pare si parlò con la nostra amica croata, che non ricordo il nome, però ti ricordi che ci ha raccontato tutte queste vicende? Ecco, quelle sono dei temi che alla cattedra UNESCO sono più che plausibili, perché tu hai un modello, è il modello dell'insularità in abbandono, che non è solo in Dalmazia o in Grecia, ma in tutto il pianeta, soprattutto dove hai l'oceano che si alza. Quindi hai questo problema. Io avevo parlato con Shaolo ancora tempo fa di Amistad Ghosh, quando lui racconta le Sundarbans, cioè questa la grande cecità che la misuri soprattutto nel delta del Gange, Brahmaputra. Questi sono i temi della cattedra UNESCO. Cioè, noi si parte dal minimo, dei modelli minimali, e cerchiamo poi di estenderli. Una comparabilità che è data da un medesimo assetto geomorfologico. Le dinamiche sono quelle, come i laboratori di idraulica, dove costruisci la mini laguna di Venezia, a Volta Barozzo, a Padova, e fai le riflessioni. Questo è un po' il tema della cattedra UNESCO. Quindi benvengano tutte le competenze. Sarà difficile, anche perché poi dobbiamo costruire dei pacchetti didattici per i paesi che possono, che sono ovviamente connessi ai musei. Questo ci facilita, perché se noi insegniamo questi aspetti a un paese X che non ha il Museo dell'Acqua, come fa poi a divulgarlo? È il Museo dell'Acqua che ci consente di divulgare tutte le nostre riflessioni o analisi
sarebbe bello capire, per esempio, tornando al discorso psicologico, quali sono le percezioni dell'acqua, per esempio, nell'Indo. Il basso Indo, dopo l'alluvione del 2010, è cambiata completamente. Oppure quanto impatta una diga, una mega diga, un mega progetto di diga che sommerge decine e decine di villaggi, con interessi che sono che fanno, spazzano via i saperi indigeni, per esempio, le cosmologie sommerse dalle dighe. È una cosa folle. Io ho percepito e lavorato sul lago di Darsier, che è in provincia di Belluno, quando hanno costruito la diga del Corlo, hanno sommerso il cimitero. Ed è Rebershack, che è uno studioso che era di Cafosca di tempo fa, ha fatto un'analisi perfetta sul dramma, la lacerazione dell'io. Cioè è un trauma geografico che diventa un trauma esistenziale. La mia famiglia viene dalla Garfagnana, dove anche c'è un paese sepolto da un lago fatto negli anni 50. Il fiume Serchio, bravo, anche quello. Queste sono un po' le tematiche, quindi tutti accolti. Bene, benissimo, ci fa piacere. Tutti gli storici che sono qua penso che siano contenti. Voglio lasciare ancora spazio se ci sono altre domande. Io avevo... Lorenzo? Scusa. Sono Elena, sì, buonasera a tutti. Io come sempre porto la voce della linea dei finanziamenti europei. Beh, e quello che vedo che manca è che dalle sollecitazioni tantissime, ricchissime, che sono arrivate adesso da Francesco e dal suo lavoro, con la sua equipe, portano all'apertura di tantissimi temi. Oggi ragioniamo sempre in termini di patrimonio culturale e soprattutto in un'ottica materiale. Adesso siamo in fase di allineamento e di definizione di quelli che sono i futuri bandi e adesso stiamo iniziando a recepire l'idea anche del patrimonio dell'ambiente, del paesaggio, quanto sia importante come vocabolario linguistico, emozionale, storico dell'essere umano, della comunità. E quindi io invito Francesco e il suo gruppo a lavorare anche in questa direzione, a supportarmi per far presente quanto invece questo tema sia variamente declinabile, non solo dal punto di vista dello sfruttamento turistico, della rinascita di comunità minori perché hanno una base appunto economica da far sfruttare, ma soprattutto anche come elemento legato al benessere emotivo, psicologico, psicofisico delle comunità vicine appunto a corsi minori, ma comunque in rapporto con l'acqua, proprio per tutti gli aspetti che hai evidenziato. Io credo che questa sia una voce da portare fortemente, che ci sia il network per farlo e che abbia ricadute possibili in molti più ambiti. Oltre quello un po' limitato e limitante che fino adesso è stato declinato rispetto al cultural heritage. Quindi un approccio più olistico. Questo è un invito che rivolgo a tutti e che in particolare al nostro gruppo di ricerca allargato. Quindi ci risentiremo, suona più come una minaccia, però sarà un grande piacere farlo, già lo stiamo facendo in più sedi e adesso è veramente il momento di esplodere le potenzialità che ci sono. Grazie. Sì, voglio cogliere questa sollecitazione di Elena, è importantissima, che facciamo proprio gruppo e diamo vita a sinergie. Magari ognuno lavora su temi che non pensa abbiano, diciamo, non vadano a toccarsi a quelli su cui lavorano gli altri, invece mi sembra proprio che non sia così. E questi seminari lo stanno proprio dimostrando, vediamo che andiamo dall'acqua solida, quindi dagli archivi del passato agli archivi più della storia moderna e contemporanea, al lavoro del professor Gentilcore, Barbante, quindi insomma Diego Calaon la volta precedente, le comunità e l'acqua, un rapporto direi proprio primordiale che adesso dobbiamo recuperare sotto più punti di vista, non solo quello della sostenibilità ambientale, ma anche della sostenibilità psicofisica appunto vorrei dire. Volevi aggiungere qualcosa, Francesco? Sì, concordo in pieno, è la questione richiesta sempre più dal benessere delle comunità urbane. Io vorrei parlare soprattutto dei waterfronts urbani, cioè quello che sta succedendo, la sfida, anche se volete, più brutale dell'immobiliare, cioè il valore del fronte fiume è doppio, triplo rispetto a una casa che non vede il fiume, cioè banalmente, banalizzo. Questo per farvi capire l'importanza. Il fiume ovviamente deve essere pulito, deve essere rigenerato. Io qua non vi ho parlato di tutto ciò che è il urban swimming. Se andate, digitate urban swimming, vi viene fuori Svizzera, Berna,
E tu hai gli impiegati di banca che lavorano nella Berna antica che partono, si portano in ufficio il loro sacchetto impermeabile. Se l'ufficio è a monte, loro tornano poi a casa a nuoto con la muta, le loro pinne. È urban swimming. Questa è l'apoteosi, cioè è un'altra cosa che vi dico: è il big jump, che il big jump lo fanno ogni luglio, è il tuffo sincrono dai grandi ponti delle grandi città europee per richiamare che cosa? Restituiamo la balneabilità ai fiumi dei grandi centri urbani. Il caso più emblematico per me è Rio Manzanares, che è a Madrid. Madrid è la più grande città capitale al mondo che non ha un fiume, a parte Città del Messico, vabbè. E quindi questo Rio Manzanares è un fiumiciattolo. Il Sile sembra il Rio delle Amazzoni in confronto. Quindi è un piccolo fiume che è stato però rigenerato, creando degli spazi verdi, investendo è diventato un elemento di benessere urbano, come ha detto prima Barbara, cioè Elena. Quindi è fondamentale questo. Io credo che sia questa, Elena ci dirà quali sono le azioni, anche perché noi come cattedra dobbiamo assolutamente diventare creare sinergie, essere dei catalizzatori, perché presentare un progetto europeo, un'application con cattedra UNESCO è un valore aggiunto. Noi ci crediamo perché funziona così. E uno dei valutatori tengono conto se c'è o meno una cattedra UNESCO in gioco. Quindi brutalmente è questo il vantaggio anche. Bene, grazie mille. Siamo, penso, tutti sulla stessa linea. Non so se qualcun altro voleva dire ancora qualcosa. A me hai fatto un po' venire in mente una riflessione adesso quando parlavi alla fine dei webinars, perché devo dirti che mi è venuto un po' di magone, nel senso che quando vedevo che andavate per i fiumi in kayak con le barche, ecco. Cioè, bisogna che siamo attenti a non sostituire quel tipo di percezione di vissuto, diciamo. Quindi dobbiamo essere bravi, anche ovviamente in questo tempo emergenziale, dal quale spero che usciremo presto, comunque, diciamo, a contemperare i due aspetti. Sicuramente abbiamo visto di come sia anche, come dire, piacevole, straordinario il fatto di poter collegare adesso in una stanza web decine o centinaia di persone che sono sparpagliate in tutto il mondo. Però al tempo stesso io penso che tutti quanti, quando vediamo presentazioni come la tua, cioè vorremmo essere là in mezzo all'acqua, ecco, cioè io proprio ho sentito un'esigenza fisica fortissima. Quindi anche quando, diciamo, riformuleremo la nostra offerta didattica e quant'altro, dovremmo, secondo me, proprio saper contemperare queste due prospettive, cioè vivere l'ambiente, l'ambiente acqua in particolare, e portarci anche gli studenti fisicamente fuori dalle aule universitarie, e poi magari aggregare gente sparpagliata per il mondo, benissimo anche quello, ecco. Però senza rinunciare, secondo me, all'aspetto fisico che mai come in questi mesi abbiamo sentito che ci manca, penso. Questo vuol dire, questo tuo discorso vuol dire che tu hai una elevata idrofilia. Ho fatto marketing, sì. Ascolta, no, volevo dirti, c'è molto interessante questo aspetto, la geografia e l'archeologia, ma anche le scienze ambientali, sono quelle forse in cui è più semplice organizzare didattica all'aperto, proprio dai tempi, insomma. È ovvio che anche lo storico dell'arte porta a vedere i musei, anche quello è uscire dall'aula. L'importante è uscire dall'aula, no? E questo è un po' quello che ti integra e che rende memorabile. I miei studenti si ricordano soprattutto le escursioni che quando li ho portati via anche 2 o 3 giorni, abbiamo fatto un seminario, un laboratorio di 30 ore di 6 CFU, abbiamo fatto una settimana a Ilovik, a San Piero dei Nembi. Parlando col pescatore, parlando con l'esperto di glagolitico, perché c'è anche le tavole glagolitiche, e quindi abbiamo proprio un approccio interdisciplinare, il botanico, la bird watcher, quindi è venuta fuori un'esperienza totalizzante. Quindi è ovvio, è fattibile, i costi sono
Sì, c'è anche la didattica che prevede dei finanziamenti per i field trip. Field trips sono fondamentali, per esempio, nella tutta la didattica anglosassone. E noi abbiamo un po' meno questa tradizione, insomma. Adesso con la nuova laurea in Environmental Humanities, insomma, questo aspetto lo dovremo valorizzare per forza, sì. Allora, guardavo la chat, vedo che Gilda ci ricorda che risale al 1970 il divieto di balneazione nella laguna di Venezia e la demolizione delle piscine lagunari, sì, di cui io ho visto, diciamo, le tracce fisiche. E vabbè, devo dire che anch'io, anche dopo il 1970, ho ancora visto tanta gente fare il bagno in laguna, io stesso l'ho fatto. Lei si chiede, potremo mai tornare indietro? Cosa pensi? La balneabilità, oltre che a Berna, anche nel bacino di San Marco. No, bacino di San Marco è meglio di no, però la laguna hai degli ambiti balneabili, tranquillamente balneabili. Vi consiglio di andare le giornate estive a Pellestrina a vedere i bambini pellestrinotti che fanno i loro tuffi acrobatici. Soprattutto io ricordo c'era per la festa di San Pietro, il 29 giugno, c'era la famosa cuccagna sull'acqua, che è tipica di tutte le comunità pescherecce del Mediterraneo, hanno la cuccagna sull'acqua. È un albero, è un tronco messo di sbiego, che va in acqua, ben oliato, in cui tu dovevi acquisire una dimestichezza. Perché? Perché erano popolazioni che poi andavano marinai, nei velieri. Immaginate una tall ship, queste barche con le vele, andare su in coffa a 25-30 metri sopra il ponte. Quindi io trovo delle familiarità, delle storie da recuperare. Bisogna far presto, perché ormai ne abbiamo perse di storie, ne abbiamo registrate tante. E vedo qua Rita Vianello, che è un'esperta di storie d'acqua, che può raccontare. La storia orale, che dice Alessandro. Quindi questo è il materiale che la Cattedra UNESCO aspira di raccogliere, classificare, confrontare. Allora ci diamo appuntamento a San Piero in Volta fra un mese per la sagra. Speriamo di poterci andare. Scusate, avrei una domanda. Salve professore, volevo chiederle quale tipo di rapporto può costruire una cattedra di questo tipo con le istituzioni pubbliche? Cioè con le istituzioni, quindi con i comuni, con la regione? Può avere un peso in più? Può lavorare in sinergia? Come deve lavorare? Sì, ottima domanda, direi di sì. La cattedra UNESCO, tra i propri suoi capisaldi formativi, è la collaborazione, lo trovi anche su qualunque statuto di qualunque cattedra, di rapportarsi con gli attori politici, amministrativi. Quindi amministrativi intendo anche consorzi di bonifica, enti delle dighe, piuttosto che gli agrari, eccetera. Quindi assolutamente questa è un punto favorevole per il ricercatore, quindi non solo è accademico di Ca' Foscari, ma è anche parte della cattedra UNESCO. È un valore aggiunto che in qualche modo rende interessante anche per il rappresentante politico, mi viene in mente la regione, le province, eccetera, per poter attivare dei progetti in sinergia. Quindi assolutamente è una cosa che si farà. Ti ringrazio per la domanda. Bene, grazie sì, per questa sollecitazione, mi sembra importante. Non so se ci siano altre domande, altrimenti io direi che possiamo ancora ringraziare tantissimo collettivamente e sperare appunto di poterci presto vedere di persona, di insomma, fare qualche avventura acquea insieme. Questo era il nostro intento con Massimo Varglien quando noi avevamo concepito questo ciclo di seminari. Ricordo bene, eravamo seduti al Venisit e parlavamo di due cose, del Covid di cui si sentiva lontanamente notizie arrivare dalla Cina, e dicevamo chissà cosa succederà qua, e di come ci sarebbe piaciuto organizzare un ciclo di seminari in questa primavera sul tema dell'acqua. La nostra idea era quella di fare un ciclo
in presenza, quindi proprio andare in barca alle Bocche di Porto, a Torcello, a Marghera, in giro per Venezia. E io penso che questa idea non l'abbiamo assolutamente abbandonata, ma non appena si potrà fare, sarà uno dei nostri primi scopi finalmente farlo. Bene, allora non so se non ci sono altre domande, ti ringraziamo ancora, ringrazio anche tutti i colleghi. Grazie a voi, molto gentili, grazie. Grazie. Un saluto, ciao. Grazie Francesco, grazie a tutti. Grazie. Ciao. Ciao, a presto, buonasera. Grazie, ciao a tutti. Ciao a tutti, grazie. Ciao a tutti, grazie.